Eccoci di nuovo, piccoli e grandi lettori. Siamo qui per continuare la nostra storia di Impossibile non c'è niente. Avete ascoltato ieri la prima parte della storia dello Spizio Vistalago e del grande desiderio del piccolo Gelso? Bene, oggi vedremo come prosegue la nostra storia. Li avevamo lasciati così. Impossibile, sentenziò Babbo Natale quella sera parlando al consiglio delle sue renne. Vero è che tutte le decisioni le aveva sempre prese il babbo, poi però le aveva condivise con le renne. In fin dei conti erano loro che tiravano il carro dei regali e guai se non fossero stati d'accordo su qualcosa. Così aveva fatto anche quella sera Babbo Natale. Aveva riflettuto per bene sulla questione ed era giunto a quella conclusione. Impossibile aiutare Gelso e i suoi due amici, non c'era alcuna possibilità. Fu la renna più giovane a tentare una replica. Shh, gli fece segno il babbo. Non urlasse e non si facesse sentire. Lui era uscito dalla sua camera senza fare il minimo rumore. Non voleva che qualcuna delle suore o qualcuno degli altri ospiti si accorgesse dei suoi movimenti, e men che meno quell'impicciona pettegola della Befana. Quella era una faccenda che doveva rimanere tra lui e le renne. D'impossibile non c'è niente, disse la renna giovane. Beata gioventù, pensò il babbo. Spavalda, sprezzante, senza timori o paure, ma spesso scriteriata. Babbo Natale non aveva nessuna voglia di arrabbiarsi, non l'aveva mai fatto in vita sua. Mie care, per quanto mi dispiaccia, devo confessare che non sono in grado di fare un regalo del genere a quel bambino. Non sono certo uno che si ferma davanti alla prima difficoltà, voi lo sapete, ma questa è una cosa superiore alle mie forze e alle mie capacità. La renna giovane stava per ribattere. L'anziana fece segno di tacere. Toccava a lei. Babbo, ci abbiamo riflettuto e abbiamo elaborato un piano che potrebbe funzionare. Un piano? Certo, ma come? Anche le renne adesso potevano fare a meno di lui? Naturalmente, babbo, la tua collaborazione è necessaria, direi insostituibile. E un sommesso coro di approvazione che diede all'aria della stalla un profumo di foresta invernale seguì a quelle parole. Il torace di babbo tornò a gonfiarsi fiero. Sentiamo, disse alzando la voce senza rendersene conto. Una volta messo al corrente del progetto delle renne, Babbo Natale non disse né sì né no, promise che ci avrebbe fatto un pensierino. Poi tornò nella sua camera e incrociò la Befana. Ah, ragazzi, quanto era brutta! Indossava la tenuta da camera che altro non era se non un camicione tessuto con una lana prodotta nella costellazione dell'Ariete, che per il fatto di comprendere stelle non particolarmente luminose risultava di un colore quasi nero, ideale per confondersi nelle ombre della notte. Così conciata, sembrava che non avesse attaccato niente alla testa. Dava l'impressione di essere un cranio che galleggiava nel buio del corridoio. Cosa ci fai qui? Chiese Babbo Natale. E tu? Ribatté la Befana. Ce ne andiamo in giro di notte, eh? Al babbo la Befana non era particolarmente simpatica. Quando nella notte dei tempi si era trattato di dividersi i compiti del periodo natalizio, il parere di Babbo Natale era stato determinante nell'affidare alla Befana l'ultimo giorno utile, l'ultima notte, le ultime ore per portare gli ultimi regali richiesti. Di lui, lei non sopportava la grande fama che lo aveva sempre circondato e che lo aveva fatto diventare il babbo più famoso dell'universo e lo prendeva in giro, offrendogli spesso la sua scopa e sfidandolo a guidarla, cosa che babbo si era sempre ben guardato dal fare. Sono affari miei, non credi? Rispose il babbo. Affari tuoi fin tanto che Sor Suprema non verrà a sapere che un ospite vecchio e spompato se ne va in giro nottetempo contravvenendo alle regole. Vecchia spompata sarai tu, mia cara. E se vuoi fare la spia, accomodati. Su via, babbo, disse la Befana. A me puoi dirlo cosa ci fai in giro a quest'ora di notte? In fin dei conti, tra noi non ci sono mai stati segreti. Ti ho sempre aiutato portando regali ai bambini che tu dimenticavi. Io non ho mai dimenticato nessuno. Tu portavi regali a quei bambini, pochi tra l'altro, che non so per quale ragione preferivano scrivere a te piuttosto che a me. Se è per quello, disse la Befana, ti faccio presente che negli ultimi anni le lettere al mio indirizzo erano sotto netto aumento e secondo le statistiche del sole infinite ore erano destinate a segnare un ulteriore miglioramento del loro trend. Il babbo ridacchiò,
Ma che trend è trend, a Befana, parla come mangi. Va a dormire piuttosto e lasciami in pace. In pace, sibilò con voce di serpente. Vedremo. Vecchio spompato proprio a lui. Babbo Natale si guardò a lungo allo specchio una volta rientrato nella sua camera. Beh, forse un po' su di peso, quello sì, la bilancia non mentiva. D'altronde, con quella vita di dolce far niente, era inevitabile mettere su qualche chilo. E spompato, forse nel senso di essere ormai privo di iniziativa, di quella spinta che gli aveva sempre fatto desiderare il momento della partenza. Ecco, spompato un po', forse sì, nel senso di essere diventato in tutto e per tutto un pensionato senza prospettive. E riflettendo attorno alle parole delle renne, gli venne il sospetto che anche loro nutrissero la convinzione che lui fosse ormai spompato. Lui e le renne erano una cosa sola, una compatta, gioiosa macchina di felicità. Non era pensabile che si dividessero. Chi avrebbe guidato la slitta se lui non ci fosse stato? Ci avrebbero forse messo la Befana? Al pensiero Babbo sbiancò, più bianco della neve che aveva sul pavimento. Ci mancava solo che un altro pilota prendesse il suo posto. No, ripeté il babbo per l'ennesima volta. Lui e nessun altro sarebbe salito un'ultima volta sulla slitta. Lui l'avrebbe guidata la notte della vigilia di Natale per realizzare il desiderio del bambino Gelso, mettendo in atto il piano pensato dalle renne. Dieta, un po' di ginnastica tutte le mattine, continenza nel mangiare, doveva perdere un po' di chili e senza dare nell'occhio. Non doveva suscitare sospetti di sorta circa le ragioni per le quali stava cercando di dimagrire. Guai se Suor Suprema fosse venuta a conoscenza dell'impresa che si preparava. Dopo un paio di settimane, dopo aver quotidianamente ritirato i piatti, nei quali almeno metà della pietanza era avanzata, Suor Suprema chiese a Babbo Natale perché mangiasse così poco. «E mi date troppa roba da mangiare!» si giustificò il babbo. La quantità è sempre la solita, ribatté la superiora. Che il babbo, rifletté Suor Suprema, avesse qualche disturbo e non avesse il coraggio di confessarlo? Vuole che le chiami il dottor Asclepio? Era il medico più famoso dell'intera galassia, un vero luminare. Tuttavia, a sentire il suo nome partivano scongiuri di ogni specie. Il dottor Asclepio, infatti, veniva consultato quando il caso era grave, disperato e sembrava senza via d'uscita. Lasci in pace quel buon medico, rispose Babbo Natale, ricordando i molti incontri con lui e Orione. Suor Suprema ne era tutt'altro che convinta, c'era qualcosa sotto. A parte la novità di avanzare gran parte del pranzo e della cena, giorni prima la Befana le aveva messo la pulce nell'orecchio. Era successo proprio durante il giorno delle grandi pulizie nella camera di quella. Lavoro doppiamente faticoso per due ragioni. La prima era che c'era un camino dentro il quale la Befana passava e ripassava centinaia di volte in un solo giorno, con il risultato che i muri e i pavimenti si coprivano di una sottile patina oleosa di cenere e ci voleva olio di gomito per riportarli al primitivo lindore. La seconda risiedeva nel fatto che la Befana, contrariamente agli altri ospiti, non lasciava la stanza mai, nemmeno durante le pulizie. Se ne stava lì a mezz'aria sulla scopa, a volte mettendo il becco in questo o in quell'altra cosa, a volte semplicemente chiacchierando e distraendo le suore. Quel giorno, però, Suor Suprema era stata bene attenta alle sue chiacchiere, quando lei le aveva chiesto se per caso non avesse notato qualcosa di strano in Babbo Natale. È dimagrito parecchio, non le sembra, suora? Certo, lo aveva notato anche lei, ma non era ancora riuscita a scoprirne la causa. Non è che forse abbia qualche dispiacere, oppure che abbia ricevuto una cattiva notizia? Suor Suprema non aveva replicato alle insinuazioni della Befana, ma il dubbio le era rimasto. Che in quella lettera che aveva ricevuto ci fosse il motivo della stranezza di Babbo Natale? La superiora giudicò maturo il momento per indagare più a fondo. Babbo, se qualcosa la turba, se ha ricevuto qualche cattiva notizia, si confidi con me. Come ha detto? Chiese il babbo che era distratto nei suoi pensieri. Dicevo, se ha qualche dispiacere, qualche cattiva notizia, ma no, niente affatto, nessun dispiacere. Piuttosto una rivelazione improvvisa, un particolare che rischiava di far fallire il loro piano e non salvare il bosco del bambino Gelso. Ma quel bosco dov'era?
Qual era l'indirizzo di casa del bambino? Mamma mia, che se lo ricordava! Forse non c'era nemmeno sul retro della busta. Forse nella fretta Gelso si era anche dimenticato di scriverlo. In ogni caso la lettera non c'era più. Babbo Natale l'aveva distrutta per evitare che capitasse in mani estranee. E non aveva segnato l'indirizzo. E adesso? Andare dalle sue renne e confessare di aver commesso una sciocchezza che metteva in crisi l'esecuzione del piano? Nemmeno a pensarci. La sua dignità non lo permetteva. Doveva agire diversamente. Pensava e ripensava, pensava e ripensava. Le venne in mente qualcuno che conosceva tutti gli indirizzi dei bambini. Proprio lì, all'ospizio Vista Lago, c'era un soggetto che faceva il caso suo. Era la cicogna che porta i bambini, conosciuta da tutti per la sua abitudine di parlare sempre poco e mai a vanvera. La stanza della cicogna aveva le pareti di un bianco candido, il pavimento rosa e il soffitto azzurro che odorava di latte e di ospedale. Era stata Suor Sordina a scoprire il fatto del sonno che prendeva quando si entrava nella stanza della cicogna e dei bellissimi sogni che poi si facevano. Tuttavia, però, poiché la superiore era severa ma tutt'altro che cattiva, aveva stabilito che di tanto in tanto Suor Sordina potesse andare in quella camera e potesse beatamente fare i suoi sogni mentre puliva la camera della cicogna. La cicogna era finita all'ospizio Vista Lago per le stesse ragioni che avevano costretto ad andarci gli altri ospiti, a causa dei mutamenti che avevano sconvolto il mondo. Infatti, a furia di costruire, costruire e mettere ovunque cemento e asfalto, non era rimasta più terra dove piantare i cavoli. Quando aveva contestato che non c'era più posto per depositare i bambini, avevano capito che anche il suo tempo era finito. Rispetto a tutti gli altri ospiti, però, la cicogna godeva di una certa libertà. Tra tutti era l'ospite più riservato e poteva volare di qua e di là tenendosi sempre in allenamento. L'incontro tra i due avvenne nella piccola biblioteca dell'ospizio Vista Lago, dove erano custoditi tutti i libri che parlavano del Natale. Era un locale abbastanza frequentato. La cicogna ci andava quando le sembrava di aver dimenticato in che anno in quel luogo del vasto mondo aveva portato quel tal bambino a una mamma e un papà. Il babbo invece ci andava per ripassare le canzoni che lo riguardavano. Nella stanza dell'uno o dell'altra i due non avrebbero potuto incontrarsi. Tanto per gli eventuali pettegolezzi, quanto perché la cicogna in quella del babbo sarebbe morta stecchita di freddo, mentre il babbo in quella di lei si sarebbe addormentato, avrebbe fatto un sacco di sogni. La cicogna stava svolazzando sopra una cartina della Mongolia quando il babbo entrò e con un discreto colpo di tosse le disse: "Ho bisogno di parlarti. Dimmi, babbo, me lo faresti un favore? Sono tutta orecchie, ma parla più ad alta voce." Senza offesa, ma se le avesse dato la mappa di un luogo e un bel disegno dello stesso luogo, avrebbe saputo individuarlo? Cioè, anche se non c'era nessuna indicazione? La cicogna lo guardò. Il babbo la guardò. Non mi sono spiegato? Ascolta, devo assolutamente trovare questo posto, ma non ho l'indirizzo. Gli unici indizi sono una specie di mappa e un disegno. Sei in grado di trovarlo? La cicogna che porta i bambini sorrise. Aveva trovato luoghi remoti anche con l'aiuto di indicazioni molto più povere. Partirò, disse, fra una settimana, la mattina dopo il giorno della pulizia. Ottimo. Approvò Babbo Natale che stava quasi per cedere al sonno. E quella stessa sera iniziò a comporre un'ode dedicata proprio alla cicogna. La mattina in cui la cicogna partì, il cielo si preparava a una bella nevicata, mentre dal soffitto della camera di Babbo Natale i piccoli fiocchi leggeri avevano già cominciato a cadere sul pavimento. Era ormai novembre inoltrato e la montagna aveva perso gran parte dei suoi colori. Il cielo gareggiava con il lago a chi fosse più azzurro o più grigio. Attenendosi alle istruzioni ricevute, prima di sorvolare l'Europa, la cicogna si occupò degli altri continenti dove non trovò niente che somigliasse al bosco del bambino Gelso. Volava, 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 non era affatto stanca, ma si era improvvisamente conto che ormai le mancava solo la Lombardia e che se dentro i suoi confini non avesse trovato il bosco del bambino Gelso, avrebbe fallito la sua missione. Ormai non le restavano da esplorare che minuscoli fazzoletti di terra.
Il verde era sempre più raro, soffocato da una specie di colore tra il nero e il grigio. Quando al sorgere dell'alba dalle rosee dita vide all'orizzonte la superficie del lago mossa da un vento leggero, sentì nell'aria il verso del lupo che salutava così il sorgere del nuovo giorno e la sua sposa che girava per la montagna, fu lì quasi per dichiararsi vinta. E fu proprio in quel momento che si fermò incredula. Bisogna sapere che se gli uomini hanno inventato delle cose, lo devono per la maggior parte dei casi alla natura, all'osservazione dei suoi fenomeni. Gli elicotteri sono stati immaginati guardando certi volatili, proprio come fece la cicogna in quel momento. Gli elicotteri possono fermarsi in volo senza andare avanti o indietro e soprattutto senza cadere. Si fermò battendo appena le ali, fissando quella piccola macchia di verde che solo nella fantasia di un bambino poteva definirsi bosco. Boschetto al massimo. La cicogna sorrise, sorrise perché conosceva bene i bambini e sapeva quanto la loro fantasia era in grado di trasformare qualsiasi cosa. La cicogna immaginò le grida, i giochi, le ore che i bambini come Gelso riuscivano a passare giocando tra quelle piante. Bosco, boschetto, pensò la cicogna, non cambiava niente. La sua missione era conclusa, il risultato raggiunto. La cicogna andò subito a riferire tutto a Babbo Natale. Nel lungo giro che aveva fatto, naturalmente, era passata anche sopra la Lapponia e aveva potuto vedere una cosa. «Che cosa?» chiese Babbo Natale. La cicogna che porta i bambini arrossì. «Una cosa che devo assolutamente dirti!» gliela sussurrò all'orecchio. «Quel vecchio trombone sta architettando qualcosa!» disse la Befana a Santa Lucia e Santa Claus. Era la mattina del 1° dicembre. Un'abbondante nevicata aveva imbiancato l'ospizio, il paese e le montagne. Nella camera di Babbo Natale c'erano state anche un paio di valanghe. «Che cosa?» chiese Santa Lucia. «Non lo so», rispose la Befana. «Ma allora», disse Santa Claus, «so per certo che ci nasconde qualcosa», tagliò corto la Befana. Le prove c'erano, parola di Befana, e soprattutto parola del topolino dei denti. Era successo circa una settimana prima, quando la Befana aveva perduto il penultimo dei suoi denti. Come tutti gli individui di questo mondo, l'aveva nascosto sotto il cuscino, in attesa del topolino. E quando questo era arrivato, aveva aperto un occhio per vederlo. Allora si era accorta che il topolino aveva preso il suo dente, ma se ne stava andando senza lasciare nemmeno il becco di un centesimo. «E no, eh? Uè, topolino? E i soldi?» Il topolino aveva allargato le zampe. «Non ne ho più». Da tempo aveva esaurito le scorte. «Non ho più manco una lira o corona o franco o stellina o euro. Niente di niente». Il suo, aveva spiegato, era il primo dente che gli capitava di prendere dopo anni e anni di inattività. «Comunque, se vuoi te lo restituisco ai amici come prima. Puoi tenerlo in cambio di un favore». Il topolino era rimasto stupefatto. «Mai sottovalutare gli avversari», disse la Befana. Gli disse che avrebbe restituito il dente al lavoro compiuto. Doveva indagare su cosa stava architettando Babbo Natale. «Ecco le prove, ecco le prove!» Il topolino dei denti aveva compiuto scrupolosamente il suo lavoro entrando nella freddissima camera di Babbo Natale, il cui pavimento a tratti era addirittura ghiacciato. Il babbo non aveva fatto altro che passare le sere studiando una specie di cartina, borbottando, passeggiando, guardando il soffitto. Ogni tanto si era soffermato grattandosi la testa. Ma era sempre stato solo. Con chi poteva discutere? Che la solitudine oppure la mancanza di attività lo stessero mandando un po' fuori di zucca? La Befana, una volta ascoltata la puntuale relazione del topolino, disse: «Ce n'è a sufficienza per credere che qualcosa bolle in pentola». Doveva tener conto che le sue due colleghe erano sante, aliene dai maneggi del mondo. «Sorveglianza continua d'ora in avanti». «Sorvegliare», spiegò, «era cosa ben diversa dallo spiare». «Ah sì?» fece Santa Claus. «Eh già», confermò la Befana. «Un malato, per esempio, lo si sorveglia». «Ma il babbo non è malato», osservò Santa Lucia. «Potrebbe esserlo, però, o potrebbe diventarlo. In fin dei conti, se loro due l'avessero aiutato nell'opera di sorveglianza, avrebbero dato una mano a quella povera Sor Suprema che aveva tanto da fare». Da quel momento nessuna mossa del babbo sfuggì agli occhi delle tre amiche. La notte della vigilia di Natale, sin da quando l'ospizio Vista Lago era stato inaugurato,
Presso la sala mensa dello stesso, opportunatamente addobbata, si svolgeva una sorta di teatrino che aveva per protagonisti tutti gli ospiti. L'idea era stata proprio di Sor Suprema, che aveva commissionato la commedia a un famoso sceneggiatore di nome Leonardo. I protagonisti erano tutti gli ospiti dell'ospizio Vista Lago. Quell'anno però qualcosa non andò come al solito. Nel corso della giornata tutti gli ospiti erano rimasti chiusi nelle rispettive camere come avevano sempre fatto ripassando la parte. Nei corridoi dell'ospizio Vista Lago si erano mescolate le voci, a volte sommesse, a volte limpide, di uno o dell'altra. Una sorta di musica che preparava l'attesa dell'evento serale. Sor Suprema, però, quando verso sera brillavano tutte le stelle dell'universo e si avvicinava l'ora dello spettacolo, intuì che qualcosa non andava per il verso giusto. C'era troppo silenzio ed era l'indizio principale. Quella era l'ora in cui i protagonisti, incrociandosi nel corridoio, davano gli ultimi tocchi alle parti. Si sistemavano i costumi di scena, controllavano le battute. Invece niente. Forse se fosse passata un'ora prima avrebbe capito quello che stava per succedere, ma un'ora prima stava dirigendo il coro delle suore. Ai tempi aveva richiesto di avere il dono dell'ubiquità, ma dall'alto dei cieli le avevano detto che era meglio di no. C'era il rischio di non combinare niente poi, né da una parte né dall'altra, e così non avrebbe potuto vedere cosa stava succedendo un'ora prima nell'ospizio Vista Lago. Questa è la fine della seconda parte della nostra storia. Ci vediamo domani per sentire come andrà a finire questa bellissima storia e il piano architettato da Babbo Natale. Ciao!